Andiamo ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Red Dead Redemption e oggi vorrei sistemare un pochettino il cavallo. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare magari qualcosa che ci dia un po' di spunto sulla velocità, per esempio. Allora, più 50% consumo nucleo. Queste sono quelle che ho equipaggiate e per adesso sono le migliori. Corni non ci interessano. Sottosella non ci cambia niente. Bisacce. Non saprei se bisaccia da sella migliorata, ma farà qualcosa di diverso o è semplicemente bella nera? Prendiamo la nera. Opla. Una così, poi cambiamo la sella magari. Ci mettiamo qualcosa di un po' più carino. Questa è la preacquistata. Molto bella questa, attenzione, bellissima questa qui, o questa addirittura, no, ma questa qua, ok, e poi ci mettiamo sotto sella, può andare bene così, coperta da campo, va bene, aspetto del cavallo, c'è altro da fare qui, criniera coda, servizi, per la cura, così gli diamo un po' di energia. Perfetto, un centinaio se n'è andato, così in simpatia, va bene. Allora, dunque, siamo arrivati a Strawberry, volevo sistemarmi le armi ma non ho trovato l'armaiolo Strawberry, c'è un emporio ma non ci permette di personalizzare le armi. Dovremo tornare a Valentine per personalizzare le armi, anche perché avevamo trovato un'arma nuova, diciamo. No, però non facciamo la coda, per favore, almeno nei videogiochi, ok. E dicevo, avevo trovato un'arma quando sono andato a rapinare il Gunsmith di Rhodes ed era in cantina dove teneva il tizio che poi è finita a schifio, e volevo vedere che arma avevo recuperato. Ok, adesso andiamo a fare al volo la missione del fotografo, che ci permette anche di esplorare una nuova zona della mappa, ma qualcosa è sempre interessante. Cosa sta facendo quello lì? Sì, sì, arrivi. Che incidente. Think he's from that cabin up the way there, poor bastard. Well, guess I'll tell the sheriff when I get to town. Ma quindi capisco. Se c'ero chi mi aspetta un attimo, come va a finire che cado male, e poi questo quando va a chiamare lo sceriffo ne trovano due di cadaveri. Scusa un po', prendiamo anche un cavallo, andiamo a vedere. Ok, qui aggiungi segnalino, non si può, qua sotto.
Eh beh, certo, chiaro che posso scendere dritto. Vabbè, dunque. Vediamo se riusciamo a capire da dove scendere. Di là. In teoria. Ok. Bene. Madonna mia, sto cavallo. Ah, ogni tanto veramente. Ok, giù di qui. Yes, ok. Easy now. Ok. Chi sei tu? Fotografia di una sposa, non ci credo. Beh, questo è proprio un carro che si è sfasciato, malamente. Ah, qui abbiamo qualcosa da arraffare. Una cassetta di sicurezza. Vediamo un po' cosa ci troviamo. Ah, una lettera. Allora, certificato di matrimonio. Questo documento certifica che James Payton e Mildred Barr sono stati uniti nel sacro vincolo del matrimonio nello stato di West Elizabeth. Ma quindi è appena successo. Successo o cioè si sono sposati poi si sono lanciati con la carrozza oppure questo stava facendo un viaggio per i fatti suoi e si è schiantato. Vediamo un po'. Dunque recenti, certificato di matrimonio, fotografia. Chi è questa signorina qui? Chi può dirlo? Piano, Dio santo. Va bene. Niente di particolarmente utile. Va bene, torniamo dal nostro foto. Che odio. Allora, sono le 18:29. Questa missione del fotografo probabilmente è legata appunto a una qualche fascia oraria. Dai, Cherokee, forza. Ti prego. Sì, vabbè. Meno male che ci sono gli alberi, eh. Cosa sta facendo questo qua? Oh, Madonna, sa. Che casino. Allora. Grazie. Riusciamo a salire di qui, Cherokee, forza. Oh, grazie. Molto bene. Cos'è quello? Un uccellaccio. Ho sbagliato. Oh, ho usato l'antiodore. Mannaggia. Chiuso. Cos'è qui? Vediamo un po'. Una lettera, dei fiori, dei pacchi. Tesoro
Tornerò tra qualche giorno. Sono andato a prendere Mildred da sua madre, la nuova Mrs. Peyton. Con affetto, Jim. Jim, mi sa che non tornerai tra qualche giorno, mi pare di capire. Adesso facciamo un bel fuoco, così da cucinare qualcosa, perché ho visto che tra l'altro se faccio ancora una ricetta dovrei sbloccare una bisaccia nuova. Ma questo qua. No! Madonna. Schifosi, maledetti. Dove siamo adesso? Ah, ok. Siamo praticamente arrivati. Allora, facciamo così. Facciamo un campo, anche se non ho più animali, non ho più niente. Fanculo, maledetti. È impossibile in questo gioco seguire una linea dritta. È proprio impossibile. Cos'è qui? Ah, questo sta cercando dell'oro. Cercatore d'oro. Lo lasciamo stare. Ah, io cercavo qui proprio un tesoro, eh. Bellissimo anche qui di qua il panorama, eh. Bande nemiche. Attenzione. Ho scoperto il covo di una banda. E questa sarebbe farsela proprio facile. Ce la facciamo facile, dai, 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 dai. Allora, facciamo così. Abbiamo sempre il nostro fidato fucile a pompa. Più il nostro Winchester a ripetizione. Ok. Quello è un uomo che però possiamo tirare giù anche in maniera un po' silenziosa. Prima di fare sta storia della banda, voglio rivedere un attimo la mappa del tesoro. Che non mi fa vedere adesso giustamente. Vabbè. Fa niente, fa niente. La vediamo dopo. Allora. Oh. Quanti ce n'è? Ah, ecco. Allora, uno, due, tre. Ma sono tantissimi, uè. Anche senza farsi proprio sgamare così malamente. Lì ce n'è due. Sarebbe da tirare giù prima questo qui in maniera silenziosa. Molto silenziosa. Vediamo se. Ok. Coltellate. Eccolo lì. Se mi nascondo tra i cespugli, secondo voi mi vedono? O forse no? Ok, sta andando di là. Sta andando di là. Sì, ciao.
pezzi di merda. Maledetti. Allora, questo. Dovrei averlo preso. C'è qualcosa per... cos'è? Questo. Bevilo per incrementare l'esperienza della salute. Allora, intanto... eccolo lì. Dove siete? Colpo in testa. Questo non lo vedo. Oh. Però lo prendo lo stesso. Corri, 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 corri. Pilota. Ecco, la mitragliatrice la lasci subito stare, eh? Quanti siete ancora? Parecchi. Ok, questo così al gratis. Ok, e poi vediamo di prendere qualcosa, un po' di alcol che aiuta sempre a sparare. Aia. Dove sei finito? Dai, vieni fuori. Gente c'è. In testa. Ok. Dai, venite fuori, ragazzoni. Non fatemi venire a prendervi. Qui. Dov'è? Maledetti. Adesso si va di fucile a pompa. Fammi saltare. Dove sei, ragazzo? Cosa fai? Il giro tondo? Ok. Dov'è l'ultimo? Pensi di salvarti?
Adesso lo secchiamo così, a coltellate. Ok. E quello? No, no, non scappare. Veramente? Cosa sei? Invincibile? Ah, ok. E ci siamo fatti pure accampamento di... Anzi, non accampamento, perché era proprio un campo base, eh? Di una banda. Oh, sì, che abbiamo bisogno di soldi. Adesso mi faccio un po' di saccheggio e poi ci ribecchiamo dopo, eh? Va bene ragazzi, allora ho saccheggiato tutto quello che si poteva prendere, non c'era granché, eh? Un po' di oggetti, un po' di effetti personali, un po' di orologi d'oro, ma poi per il resto niente di esagerato. Tra l'altro avevamo mica trovato un tomahawk, eccolo qui. Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. Beh, però la memoria This is God's own funziona, country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves. Ah, bene. Now you really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the Ma wind. insomma. Sure. You managed to attract the world's least intelligent wolf. Well, I... I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. You had many dealings with... But you've never been eaten. Ma perché? Trying on their... Usually... Bisogna di un po'. Ah, vabbè, mettiamo un po' di tabacco. Don't blame them. Me neither. Oh, lupi. Looks like we got company. Non uno, due. Non è che possiamo... Ah no. Yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Come on. Good boys. Si Hungry lamenta. boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. It sort of is. Look at them. Magnificent creatures. No. You've provoked them, Mr. Morgan. Help! Questo è quello, eh? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Wait. Oh, they're just wolves. Ah. Is that all of them? We might have kept the wolves from the door. No, no, Scusi, no. mio cappello. Come on. Snap out of it, you're safe. Whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. Soprattutto se usi i Literally flash. a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers?
Perché il piede, you have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude, but no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. No, ma dove vai? Siamo un... checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. È una scoiata. And I hope it catches on. Benone, allora abbiamo recuperato un po' i pelli, anche se mal ridotte, però qualcosa abbiamo preso. Già che ci siamo, andiamo a vedere cosa c'è qui in questa capanna, un po' così nascosta tra gli alberi. Allora, ma sembra abitata, vediamo un po'. Ehi. About damn time. They said you'd be through 2 days ago. Ma chi? Ma com'è? Sorry, what are you talking about? Just leave what you got in the cellar and be on your way. My guts give me hell, and I ain't in a sociable mood. I ain't sure what you want from me, lady. Are you dead in the head, boy? Put the loot down in the cellar with the rest of it. Is that clear enough for you, you dumb yak? Hmm. Which one of you again? Walker? I don't know. All you boys look the same these days. Ma andiamo a vedere cosa c'è qui sotto. C'è un bottino, c'è chi dice. Cassa delle armi. Ma stai calma. Cos'è questo? Fucile a canna liscia semiautomatico. Cosa che vuole? Arrivo, vecchiaccia maledetta, arrivo. Sono questi? Chi può dirlo? No, ma qui abbiamo gioielli, abbiamo un sacco di cose, eh? Wait a second now. I remember you. I thought they said be one of them Russell boys. You always this hospitable with your guests, lady? Let me give you some advice. Turn around. Walk out of here. Get far, far away. I'm just gonna take what I need, lady, and be on my way. I said, get the hell out of my house! Now, you son of a bitch! Ma guarda, visto che me lo chiedi così... Now that's a worse mistake you could ever make. Dici? You think you can steal from me? You cos'è have questo? No idea of the pain coming your way. Chiudi il baule. Scusi, signora. Non per male, eh.
Mi spiace. Mi spiace, mi ha fatto scattare la violenza questa qui. Ho ottenuto un ingrediente per creare il talismano di bisonte. Ok. Bene, vabbè, insomma. Abbiamo seccato una vecchia. Però, insomma, c'erano un po' di oggetti di valore, eh? E vedremo quali risvolti ci porterà questa bravata.